Va bene, avanziamo. E signori, è giunto il momento del secondo mercato. Spero che siate carichi, perché ora dovremo andare a girare la ruota per ben 3 volte per decidere quale difensore, quale centrocampista e quale attaccante dovremo vendere. È tosta perché a centrocampo abbiamo letteralmente 4 giocatori, mentre in difesa e in attacco ne abbiamo 8. Come detto, i portieri li cambiamo soltanto una volta a stagione, dato che sono soltanto in 3. Se pongo il veto su uno di questi, in 2, è anche stupido star lì a continuare a cambiare il secondo portiere, no? Quindi piuttosto lo cambiamo una volta all'anno. Da ciascuna di queste ruote escluderò un giocatore, a mia scelta, girerò la ruota e il nome che uscirà sarà il nome del giocatore che dovremmo vendere. In difesa, so che potrebbe essere da stronzi, ma io direi di, invece che salvare Capitan Luna, direi di salvare il buon Hanko. È giovane, è sicuramente quello che cresce di più a livello di difesa. Sarebbe stupido bruciarselo salvando il capitano. Il capitano può essere sempre rimpiazzato, Hanko no. Centrocampo abbiamo Lozano, Garcia, Gomez e Cuevas. Cuevas e Garcia non giocano mai. Ragazzi, mi sono già innamorato di Lino Lozano. So che è stupido, soprattutto se abbiamo un giocatore come Angel Gomez che può fare COC, esterno di sinistra, attaccante centrale, può far tutto. Voglio salvarmi Lino Lozano. A rischio di rischiarmi Angel Gomez. E guardate, ho visto Ermida, non mi piace, è lentissimo, è pachidermico, proprio non mi ci trovo per niente. Quindi salverò Giacomo Raspadori, che in caso dovesse uscire uno tra Cuevas e Ermida, potrà diventare il nuovo titolare, si spera. Giriamo la ruota, partiamo dai difensori e vediamo a quale giocatore dovremmo dire addio. Terzino destro, Emilio Escobar. A centrocampo, spero non esca Angel Gomez. Uno degli altri due mi va bene, non Angel Gomez. A posto. Abbiamo bisogno di un COC di riserva. E infine, per l'attacco, mi dispiacerebbe per Zulk, per Cancio e per Cuevas. Ermida e gli altri, chi se ne frega. No! Alberto! Signori, Tearless B in chat per Alberto Cancio, che ci dovrà salutare. Addio Alberto. Era appena arrivato in questa squadra. Beh, considerando come sono messi i giocatori nei ruoli rispettivi, di quelli dei giocatori appena selezionati, potremmo andare a prendere, allora, un terzino destro potenzialmente anche titolare. Perché, se non sbaglio, l'altro mio terzino, Pablo Ayala, è un destro che gioca col piede sinistro. Quindi, volendo, possiamo anche prendere un terzino sinistro e spostiamo Ayala come terzino destro di riserva. Oppure possiamo prendere semplicemente un terzino destro direttamente. Qui vedete voi. In chat vi chiedo di scrivermi. Che ne so. Ciao! Chiudo gli occhi. 5, 4, 3, 2, 1. Polipetto blu, stop! Stop ai ciao! Stop alle saetta mequinate. Desciglio! Mattia Desciglio, cazzo. Desciglio. Va bene, ci sto. Lo faccio giocare a sinistra, Desciglio. Buono. Per il centrocampista centrale, invece, che in realtà non è un centrocampista centrale, è un COC di riserva, quindi non deve essere un grande campione. Deve essere un giocatore meme, slash un giocatore giovane, un po' scarso o sconosciuto. Scrivetemi COC. Esattamente quello che ha scritto Nova. COC. Così da scegliere il cock giusto. Andreuzzo 28. Stop ai cock. Stop ai cock. Andreuzzo è il suo momento. Rincon. Oh madonna. Rincon quale però? Quello che giocava nella Juventus, nel Torino e nel Genoa? O ci sono altri Rincon? Sì. Vediamo come se la cava da COC. Dai, prendiamo Rincon, vaffanculo. Al massimo Garcia lo alleniamo per farlo diventare un COC.
e va bene così. E infine, signori, mi serve un giocatore come ala, destra o sinistra, che può fare benissimo sia il titolare che la riserva. Quindi qua avete libera scelta sul giocatore da andare a prendere. 4, 3, 2, 1. Non ho cliccato su nessuno. Stop al televoto, Teleflavio. Teleflavio. È il suo momento. Chiesa. Oh! Federico Chiesa, e questo mi piace. Chiesa come giocatore buono. Andiamo a pescare dall'Italia. Andiamo a pescare principalmente dal Piemonte Calcio. O come in prestito al Piemonte Calcio? Ah, forse posso comprarlo dalla Fiore? Cazzo. Niente, risorteggio per l'attacca per l'ala destra. Risorteggio per l'ala destra. Per Chiesa possiamo sempre provarci il prossimo anno, eh. Adesso, volendo, io ve lo dico, potete farmi prendere il giocatore più merdoso di sempre come ala, al posto di Cancio. E il prossimo anno farmi prendere Chiesa. A voi la scelta, a voi la scelta. Scrivetemi il nome del giocatore che vorreste vedere come ala. Destra o sinistra, indifferente, poi li sposto io. Twitch, porca put... Manu. Ho letto Jasi. Emanuel Jasi sia dallo Spezia. Certo che top downgrade, mi dicono, eh. Per passare da Chiesa a Jasi ci sta. Grande. Emanuel Jasi. Non era di nazionalità italiana, Jasi? O lo sto confondendo con un altro giocatore? Comunque vorrei farvi notare lo spreco di denaro. Cioè, io mi sono messo 1 miliardo... e l'acquisto più grande che mi fate fare è Hanco con 24 milioni. Vabbè, siamo pronti per i prossimi anni, con il big mercati. Altra vittoria con la rete di Ermida. Doppia nazionalità, ok. Forse è Jeremy Bro quello a cui sto pensando io. Jeremy Bro. Ah no, Bro è mezzo italiano, mezzo ivoriano. Ok, ok, ok. Voi direte, Tier, che cazzo è Jeremy Bro? Oh, Arsenal, via dalle palle. Jeremy Bro gioca nell'Alto Adige. Cazzo, che bello, ora che ci penso. Posso farmi la carriera su Football Manager col Südtirol. Bellissimo, cazzo, non vedo l'ora. Alberto Cuevas, devo venderlo? È lui? Sì. Accetto offerta dell'Eibar, ciao, vai. Oh, oh, rivincita contro il Leganés. Ce la portiamo a casa questa, dai, ragazzi. Pareggio 1-1, Gomez, bravissimo. Coppa di Spagna, primo turno. Cancio. Dove vuoi andare? Al Rangers? In bocca al lupo in Spozia. In Spozia. Fucking Spozia, man. La Spozia, top squadra in La Spozia. Cancio Cacciao. Madò, che peccato. Va bene, contro il Lugo, vinciamola così proseguiamo in Coppa. Sarebbe figo. Grandi... Vega Cuevas, José Lu Cuevas all'88esimo. Dai, vabbè, andiamo alla cieca, vaffanculo. Al massimo vado a vedere quanto guadagnano da siti esterni. No, non 7 milioni per Mattia De Sciglio. E lo sto strapagando, ci sto rimettendo, lo so, ma tanto ho i soldi. Tommasino Rincon. Beccati 1 milione. Perfetto. E infine, Jasi, anche qua. Caro Spezia, anche qua. 1 milioncino. Minchia, oh, non esageriamo con le spese, eh. Abbiamo soltanto 1 miliardo di euro di budget. Non spendiamo più di 10 milioni, però. Parsimonia. Parsimonia è la parola chiave, vero? Ormai, ragazzi, per quest'anno il mercato è finito. Prossimo anno si vedrà. Accetta niente cosa decisoria. Quanto posso darti di stipendio? 20k? E si offende, mamma mia. Ciao Delfino! Gli ho offerto troppo poco. Aspettiamo qualche giorno e riproponiamogli il contratto e arriverà da noi, tranquilli. Gli ho offerto troppo poco. Non è nulla di grave. 3-0 dal Cartagena. 3-0 dal Cartagena, che è praticamente nelle ultime 4 in campionato. Imbarazzanti, imbarazzanti.
prendi uno dal vivaio e lo promuovi. Ma che cazzo? Ma perché devo arrivare agli ottavi? Senti, Kerr, vieni su. Sei contenta, squadra? Non penso che sia contenta perché di fatto già ce l'avevo. Toh, Mattia, tieni 3 anni di contratto. Niente clausola rescissoria. Proponimi tu il contratto, quanto vuoi? 38.500, madonna. Che ladrata, settimana. Ah, perché non stiamo facendo il margine e non siamo arrivati in ottavi agli ottavi di finale. Esagerati. Dai, simuliamo anche contro la Spalmas. Ma che bella la difesa del giocatore della Spalmas, cazzo. Psichedelica, fra. Doppietta di Zulk. Che giocatore Zulk. Il margine di guadagno. Ma frate, cioè... abbiamo un budget di 1 miliardo. Ti preoccupi di guadagnare ancora più soldi? Cazzo, va bene che... capitalismo is king in questa società, però stiamo un po' esagerando. Gennaro. Running through the monsoon. Beyond the world. No, non mi ha venduto nessuno perché ho rimosso totalmente le clausole rescissorie. Non è come su FIFA 17 che se ti offrivano un qualcosa di dannatamente schifoso la società accettava. Io mi ricordo che su FIFA 17 fui obbligato a vendere Dybala al Barcellona per mezza stagione. Ma quindi siccome io non volevo vendere Dybala, cosa ho fatto? Ho cercato di creare il maggior profit possibile dalla situa. Ho venduto Dybala al Barcellona, però tipo rimettendoci dei soldi perché ho comprato Neymar per Dybala più conguaglio e poi l'anno dopo mi sono ripreso Dybala. Tiè. Gran parata, grande Paulino. Dentro Payer Benes, bel gol, bella incornata di testa. Paybernes, manco so leggere, va bene. Lino Lozano, ovunque il nostro numero 7, che gran giocatore. Ora Zulk. Non si muove Raspadori, a un certo punto addirittura ha rallentato Raspadori, cioè non ho parole. Tocco dietro, ah, chi era il 20, non lo so, Jazzy, la piazza col mancino. Il Zanna non conosco, sinceramente. Non prendetemi come espertone di carriera FIFA, perché non lo sono. Antonin. Cassama. Jimenez. Dentro per Munoz. Rimpallo, però che sfiga. Che sfiga. Raspadori. Zulk. In area numero 9, ancora lui. Gomez, dal limite. Respinto. Ancora respinto. Ma che sfiga una certa, eh. Orca troia, lo fanno tanto gol di merda gli avversari. Io che mi impegno per cercare... un varco, un'apertura, qualcosa. Niente di niente. Angel Gomez. L'unica luce in questa squadra che sta vivendo l'ennesima giornata buia sotto il mio controllo. Però dai, Jazzy ha toccato una palla, ha anche rischiato il gol. Quindi non mi è sembrato così male. Forse è proprio perché ha toccato una palla e il resto non l'ho visto la partita. Quindi vuol dire che è malissimo, ma vabbè. Allora, mi spiegate com'è possibile che ovunque io vada non c'è mai nessuno? Cioè, attacco, sono tutti in difesa. Difendo, sono tutti in attacco. Dove cazzo stanno? Han capito da che parte giocano oppure no, sti pirla? Bravo, Raspadori dentro per Zulk. Zulk rientra sul destro. Lo fa partire. La blocca Benitez. La blocca praticamente. Poi gli scivola di mano perché ha un pepega, ma l'ha bloccata. Gomez. Per Zulk. Dentro il pallone. Oh mio Dio, la palla che passa. Cosa ha preso il portiere del Malaga? Cosa cazzo ha preso? C'è Vega con praticamente lo specchio della porta libera. La impatta bene, l'angola bene. Si accartoccia e la prende. Non ho più parole per commentare quello che stanno vedendo i miei occhi. Come sta la bandierina? Ermina, come cazzo si chiama sto qua? Ermida. Gran stacco di testa. Lasciato libero in mezzo all'area. Ci arriva prima lui. Nessuno lo marca. Non può sbagliare da lì. Non può sbagliare. No Ale, non farmi immaginare la voce di Allegri che dice sono stati Pepe Gotti i ragazzi, perché poi lo sento troppo bene nelle mie orecchie, ok? E la cosa mi fa troppo ridere. Mister, se sta guardando, la prego, lo faccia come citazione. Ermida, pessima apertura. Bene, 83 minuti sul cronometro, ne mancano 7. Sono sufficienti per tentare il pareggio e magari sperare anche in una vittoria. Lino Lozano. Guarda che pallone per Zulk, l'ennesimo. Zulk, di ritorno, mano. Prego, ciao.
palese, palese. Benitez col tocco di mano. E ora sul pallone che ci va? Cuevas. No. Voglio la mia stella, il numero 7, Lino Lozano. La pareggia per i Los Incos. Che cazzo, perché il pubblico è in delirio per un pareggio 2-2 contro il Malaga straimmeritato? Ma Pirla, ma prendi la palla e torna a centrocampo. Cazzone. E ora tutti in avanti a cercare l'attacco. Lino Lozano. Vega ha spazio sulla fascia. C'è Hermida da solo liberissimo lì. Cuevas, Hermida! La rimontona dei Los Incos. Sotto 2-0. Rimontano nell'arco di 10 minuti. Doppietta di Hermida. E in mezzo, a mo' di ripieno del sandwich, il gol su rigore di Lino Lozano. Ma qua Cuevas, super, super altruista, a trovare il libero a centro area al numero 11. Colpo col mancino, palla in porta. Mamma mia. E Los Incos miracolosamente la vincono in rimonta. Guarda che gol del cazzo che hanno fatto loro. In realtà no, hanno fatto dei bei gol. Come riunione per valutare il mio lavoro? Fra, no, eh. No, zi, cioè, no. No, non che mi cacci via adesso. Raga, se mi cacciano, che facciamo? No, perché siamo primi a potenzialmente più 13 dal Valladolid. Però, cioè, se questi qua si lamentano del nulla, non ne ho colpe. Allora, sono a più 13. Questo vuol dire che potenzialmente a 4 partite dalla fine potremmo alzare il trofeo. Simuliamo attraverso marzo. Ci ribecchiamo per la partita contro... Questo è il Girona? Facciamo il Tenerife. Facciamo il Tenerife. Purché non mi esonerino? Cioè, se mi esonerano... Che merda. Spero non succeda. 0-3. Buona la vittoria. Ah, i numeri di maglia, giusto. Prima della prossima partita. Lo mettiamo. Vittoria 2-0 col Gijón. Non so che squadra sia questa, ma la battiamo 3-1. Questa neanche la riconosco. Non conosco i nomi delle squadre spagnole. Vi chiedo umilmente venia. 1-1, benissimo. 4-2 contro l'Ibiza. Non perdiamo mai. Questa è la del Corocón. Altro 2-1. E si arriva da praticamente con due sconfitte. Una mia e una a cazzo di cane. Arriviamo con più 18 di vantaggio dalla seconda, il Valladolid. Questo vuol dire che a più 18 siamo a 7 partite di fatto dalla... Cioè, potremmo passare con 7 partite d'anticipo. Se perde Valladolid. 6, nel caso. Quindi occhio, perché teniamole d'occhio. Teniamole d'occhio, però prima numeri di maglia. Numeri di maglia a Mattia De Sciglio. Andiamo a dare la maglia numero 11, come detto. Andiamo a giocare contro il Valladolid. Questa volta voglio giocare con la mia seconda maglia. Col Tenerife, non col Valladolid. Hai capito? Squadra titolare in campo? Ma sì, squadra titolare in campo. Giochiamo la partita. Vado al volo in bagno. E torno subito mentre si carica la partita. Arrivo. No, è iniziata la partita. È iniziata la partita, io non ci ero. Subito entro e faccio il fallaccio, cazzo. Bravi, bravo Lozano, bravo Ledesma, bravo Lozano, bravo Ledesma, bravo Orellana. Cuevas. Palla lunga verso Vega, a spazio numero 21, Hermida. Tocco per Gomez, a spazio anche il Gomez. La piazza col destro, ma sul fondo, cazzone. Che bella è la maglia del portiere del Tenerife, però. Cioè, possiamo parlare di quanto è meravigliosa. La voglio. Ora la compro. Ma in real life... No, scherzo. Ho già speso troppi soldi in sti giorni. Il giorno di... Bologna-Milan, che ci siamo beccati per una birra prima della partita. Proprio nel pomeriggio. Verso le 5:30. E basta. Attenzione, pallone lungo per... Che segna anche un gran bel gol, porca puttana. Però potevi darmi un giocatore dal nome più comprensibile. Shashua? Shashua. E che gol. Gran bel gol, lancio in profondità, un rimbalzo, Ledesma scivola. Controbalzo, pallone alle spalle di Orellana. Alonso.
controlla bene il pallone lungo l'out di destra, arriva fino in fondo, si appoggia a Moore di ritorno, però non si fece, trova Gallego, cross dentro per Mollejo. Tenerife che sta insegnando calcio qua. Cuevas. Gomez, Cuevas. Vega, Cuevas. Michael Cuevas. Soriano. Ma non giocavi trequartista nel Bologna? Te che cazzo ci fai in porta mo' al Tenerife? No, Lozano era partito. Si era buttato proprio in area. Non ce l'ha fatta. Shashua. Sulla sinistra, numero 10. Controlla bene. Si appoggia della D. Ancora Shashua. Palla bassa per Lasso. Madonna. Incontenibile il Tenerife. Io mi sono diventato scemo. Ok che, cioè, non è il Pepe in squadra con cui dominavo, però neanche da prendere 3 gol dal Tenerife mi sembra un po' esagerato. Dannato Ted Lasso. Comunque è la squadra più forte di chiunque mi si frapponga tra me e la porta avversaria. Non ha molto senso. Pure la traversa, non lo so. Jasi cerca il cross, calcio d'angolo. Vabbè. No, tutto bene, dai. Sono trasferito. Ora sono qua che bestemmio giocando a FIFA. In realtà non bestemmio, perché le sto trattenendo. Raspadori per Zulk. Di ritorno per Raspadori. Vaffanculo, il gol della merda. Per cercare quantomeno di darci un minimo di morale in vista della prossima partita, ma... Minchia, non possiamo fare così per tutta la partita. Mo adesso. Cioè, fastidio. Sconfitta in casa per mano del Tenerife. Ma poi, cioè, guarda qua, Gomez liberissimo davanti al portiere. La piazza male. Cioè, ho avuto di quelle occasioni. Guarda, parata di Orellana. In realtà non hanno avuto molte opportunità loro. Parata, no, hanno tirato molto di più loro. Mo quanto sta? Stanno a meno 15. Questo vuol dire 5 partite. Ok, adesso avanziamo di partita in partita e vediamo come vanno. Vediamo a che ora stacco. Finita la stagione, ragazzi. Doppietta di Ermida, gol di Cuevas. Grazie Matte per la Soccer Prime, un bacione. Siamo a più 17, a 6 partite dalla fine. Simula partita così. Teniamola d'occhio, vediamo come va. E nel caso, negli ultimi minuti di partita, entriamo per goderci un eventuale trofeo che viene alzato. E poi ci giochiamo l'ultima partita e tutti a nanna per oggi. E FIFA tornerà settimana prossima, in cui cominceremo la prima effettiva stagione in Liga. E vediamo quanto ci metteremo a vincere la Champions. Perché secondo me almeno 2-3 anni in Liga ce li facciamo. Bravissimo Reiana. Ciao bello, buonanotte. Attenzione, giro palla. Che cazzo, ma tiriamo. Siamo in area, ma ti... Madonna, per fortuna che Ermida ha segnato, ma cioè, vi giuro, mi sembrava davvero di vedere l'Italia di Mancini nelle prime partite, che non voleva tirare nonostante fosse a mezzo centimetro dalla porta. Vabbè, va bene. Buono, Cuevas, dai. Ma tira, ma... No, non tiriamo. Eppure facciamo 3 gol a partita, come cazzo è possibile? Stulz. Come cazzo si chiama? Zulk, non Stulz. Tirate! Come stira, figa! Oh, ce l'hanno fatta! Raga, non tirano. Sto per piangere. Nessuno vuole fare un tiro in porta. Oh! Cuevas col 2-0. Alleluia. Vediamo, siamo partiti con una squadra purtroppo già troppo forte per la categoria. Forse non avrei dovuto. Forse avrei dovuto limitare il massimo di overall a 2 stelle. Così è un po' un peccato, perché quelle che potrebbero essere carriere da 4-5 stagioni diventano carriere da una singola stagione, un po' lame. Tirate, porca di quella. Non oggi. Ecco qua. 2-1. Ma questo perché siete dei cazzoni, vi sta bene. In che momento di merda sono sceso in campo? No, no, no. Traversa. Col sinistro respinto in angolo. Che culo. Che culo. Calcio d'angolo. Bravissimo Ledesma, la mette fuori. Lozano c'è, la ruba, Raspadori, è partito Jack, che punta l'area avversaria per il 3-1, Jack, Raspadori, contropiede da manuale dei Los Incos, e l'amore bieta è di nuovo sotto, come diceva Max Pezzali, è la dura legge del gol, Raspadori, dentro per Lozano, può metterne addirittura un quarto... Lino Lozano!
Ma signori, che ingresso in campo di Raspadori, un gol e un assist in 4 minuti. Che giocatore. Che giocatore Giacomo Raspadori, pronto al posto da titolare nella prossima stagione? Maybe? Guarda Rincon. No, non guardate Rincon, cancellate tutto. Non è successo niente. Ho uscito, fuck, shit, bravi. No. Figa. Ecco il numero 18. In area salta Gilles, cioè, quantomeno ci prova. Ancora Jasi, resiste a due cariche diverse. Raspadori dietro per Lozano, dal limite, col destro a giro. Palla in tribuna. Partita che finisce così, 4-2 dell'Os Incos sulla Morebieta, ma a giudicare dall'assenza di un'esultanza con tanto di premiazione, mi viene da pensare che abbia vinto anche il Valladolid. Quindi la partita decisiva sarà la prossima. Vabbè, hanno vinto 5-1. E non poteva esserci partita migliore per decidere il titolo. Scendiamo in campo e portiamoci a casa il titolo, cazzo. Spero di vincerla. Se non la vinco è imbarazzante e mi ritiro. Mi basta il pareggio in realtà adesso. Mi basta... Non devo perdere. Guardate, piuttosto mi chiudo zero... Cioè, mi chiudo a riccio in difesa, in 11 davanti alla riga della porta. Idea di merda per queste magliette. Comunque non si vede una sega. Mano. Non è mano? Culo. Attaccante col 9. Largo a cercare Zulk. Cross sul secondo palo. Da Cuevas! Che la smarcia. Non so se l'abbia toccata lui o il difensore avversario. L'ha toccata lui, ma l'ha smarciata di cattiveria. Aguado. Dal limite dell'area. Ci prova! Non era neanche il limite dell'area. Era da più di 3, di 25 metri. Questo è un bolide, un missile terra-aria che si è spento all'incrocio dei pali. Abbiamo bisogno di una misura assolutamente estrema. Sciglio punta centrale. Vedete che risolverà tutti i nostri problemi. Mesa. Poteva stare su Minecraft. Mesa, figa. Hervias in area. Fallo. Pallone toccato corto. Ancora Hervias, mano. Ora Weissman dalla bandiera dal dischetto. Contro Reiana. Spiazzato il nostro portier. 2-0 Valladolid. Lozano. Quando mai troviamo un varco? Quando mai noi? Zulk. Dentro. Per Cuevas. Col petto il portier la mette in angolo. Gran giocata e gran cross di Zulk soprattutto. Ecco, purtroppo i colpi di testa li vedo un pochettino nerfati rispetto all'anno scorso, rispetto a FIFA 21 quest'anno. O sono io? Buon intervento difensivo su Tesciglio. Tesciglio al pallone per il 2-1. Lo manda fuori. Mattia, ti voglio bene, ma... Torna al tuo posto. Cioè, quantomeno in attacco non ti saltano. Plata. 3-0 meritato del Valladolid. Nulla da fare. Forse sono io che non riesco a giocare col modulo, Facile, perché... Il problema non è tanto... Vabbè, sì, allora, in difesa... Davvero non c'è mai nessuno. Sono sempre in inferiorità numerica, anche quando imposto. Nonostante tutti abbiano... Ah, forse è proprio per quello. E vabbè, Plata che trova due gol nella stessa partita dopo non aver giocato per un intero girone, bello. No, ma infatti, ripeto, magari sono io che ho sbagliato a mettergli il pressing come impostazione. Prossimo giro cambiamo. E vediamo cosa succede. E niente, 4-0. Schiaffoni da parte del Valladolid che giustamente si porta a casa la vittoria. Comunque sto avendo dei problemi oggettivi a fare cose buone con questa squadra. Non ce la posso fare, devo aggiustare le tattiche. Cuevas, Vega, Cuevas. Bravi. Ah, Angel Gomez al 13° minuto. Per il vantaggio dei Los Incos. E è un disastro. Cioè, in realtà non è un disastro. Siamo primi. Se vinciamo questa partita, abbiamo vinto il titolo del primo anno. Sì, non scudetto. Vittoria della Serie B, però ci siamo quasi. Bravi, buon recupero palla. Vega.
2-0 dei Los Incos. Gran scatto di Raspadori. Si va via. Si porta via tutta la difesa. Raspadori rientra. Cross sul secondo palo. Da Jazzy. Sì, però che sfiga. Io voglio il gol di Jazzy. Non ce la si può fare. Che sfiga. Zulk ci prova. E signori, con la vittoria siamo ufficialmente campioni della Liga Smart Bank. Penso. Ma c'è una premiazione oppure no? No, perché sarebbe carino vedere i tifosi di casa del Camp Prime esultare per la vittoria. No. Quindi io ho perso tutto questo tempo per non vedere niente. Forse perché l'avevo già vinto da mo'? Che succede, amico? Ho fatto una stronzata. Ecco cosa succede, amico. Vabbè, sentite, simuliamo le ultime due partite di campionato contro l'Huesca e il Real Saragossa. Avanziamo fino al 30 giugno. E vediamo se decideranno di tenerci come allenatori. Ok, ci daranno un'altra chance. Speriamo bene. Signori, siamo ufficialmente in Liga Santander.